contenti questa mattina di avere con noi i fratelli di Parma, della chiesa di Parma, benvenuti in mezzo di noi. Questa mattina, avendo terminato l'ultima volta un argomento certamente importante, quello che stiamo vedendo fino ad ora per quanto riguarda l'essere chiesa, almeno a me personalmente mi fa molto bene, perché pur essendo cose che conosciamo, un conto, come sappiamo, è conoscere determinati insegnamenti, un conto, un'altra cosa invece è metterli in pratica, ubbidire a quello che la parola di Dio ci insegna. E chiaramente quello che noi abbiamo visto, ad esempio, per quanto riguarda l'amore di Dio, le caratteristiche, le qualità dell'amore di Dio, e questo amore che si deve poi manifestare chiaramente tra di noi, nell'essere, visto che essere chiesa significa che innanzitutto dobbiamo amarci come il Signore comanda, non come ci insegna la filosofia di questo mondo, che è un amore condizionato, un amore egoistico, un amore che è dettato dal tornaconto personale. L'amore di Dio è disinteressato, esattamente come il Signore Gesù, come abbiamo ricordato, ci ha amati nonostante quello che noi eravamo. Ebbene, questa mattina voglio vedere insieme con voi, sempre rimanendo sull'argomento essere chiesa, cinque imperativi che abbiamo nella parola di Dio. Sono versetti molto brevi, ma sono imperativi, cioè sono dei comandi che il Signore ci rivolge, attraverso, in questo caso, la penna dell'Apostolo Paolo. Vi invito ad aprire la scrittura in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 16 a 22. È interessante notare che questi comandi l'Apostolo Paolo li rivolge ad una chiesa che era fedele, appunto alla chiesa di Tessalonica, una chiesa che certamente era di esempio, come lui stesso afferma nel primo capitolo, una chiesa che era di esempio per tutte le chiese circostanti. In altre parole, era come se l'Apostolo Paolo dicesse: volete vedere come si comporta un cristiano? E allora guardate la chiesa di Tessalonica. Volete sapere come una chiesa è gradita a Dio? Guardate la chiesa di Tessalonica. Ma certamente i tessalonicesi non erano perfetti, erano persone fallibili esattamente come noi, e allora anche essi hanno bisogno di esortazioni che, vedremo, non sono soltanto delle semplici esortazioni, ma sono dei comandi. Allora, versetto 16 di Prima Tessalonicesi 5. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. In realtà di imperativi ce ne sono 7-8, però questi non sono, ripeto, delle semplici esortazioni, cioè vi incoraggio a essere sempre gioiosi, vi incoraggio a non spegnere mai lo spirito, ma è un comando, è come se un generale sta dando un comando a un soldato, nel greco, cioè non si tratta di una semplice opzione o di opzioni che l'Apostolo Paolo sta mettendo in evidenza, ma proprio di comandi. Allora, essere chiesa significa che questi comandi, 7-8 comandi che noi abbiamo, devono essere, come tutti gli altri, ottemperati da noi. E io sinceramente, vedete, quando leggo il versetto 16, che è uno dei versetti più brevi della Bibbia, non è il più breve, ma è uno dei più brevi, quando noi leggiamo siate sempre gioiosi, si intende qualcosa di costante e di duraturo. Allora la domanda che noi dobbiamo porci, appunto, è: io sono sempre gioioso?
è una domanda legittima, perché se qui l'apostolo Paolo mi dice: tu Andrea devi essere sempre gioioso, sempre, vuol dire che questa gioia è incondizionata, non dipende dalle situazioni che noi viviamo. È una gioia appunto sovrannaturale. Non è la gioia, anche qui, chiunque vuole essere gioioso, vero? Penso che nessuno, nemmeno chi non conosce il Signore, vuole essere triste o vuole passare per il dolore. Tutti vogliono essere gioiosi, tutti vogliono essere contenti, tutti vogliono essere allegri. Però la differenza sta nel fatto che la gioia di Dio è sovrannaturale, cioè va oltre la nostra razionalità. Perché per mezzo della gioia di Dio, un figliuolo di Dio può essere gioioso anche nella sofferenza. Per il mondo no. Se io sono nella sofferenza non posso essere gioioso. Sono triste, sono rattristato, dolorato, scoraggiato, fino anche ad arrivare ad atti estremi come addirittura il suicidio. Invece il figliuolo di Dio ha questa potenzialità, ovvero la capacità di essere sempre gioioso. Nel Salmo 100 il salmista dice: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Allora il salmista che ci dice addirittura di mandare grida di gioia al Signore. Quando si parla di gioia, è bello vedere degli atteggiamenti che hanno avuto gli uomini del passato. Ad esempio, mi ricordo proprio in questo momento di Davide, quando l'arca torna a Gerusalemme. Ed è scritto che Davide danzava, saltava di gioia. Perché l'arca dell'alleanza, rappresentava la presenza e la protezione di Dio in mezzo al popolo. Sapete, i filistei avevano depredato quell'arca. Pensate, i filistei avevano capito che quell'arca era molto importante, ma ad un certo punto il Signore vuole che l'arca ritorni a Gerusalemme, usa Davide per riprendersi l'arca. E quando c'è tutto il corteo reale e tutto l'esercito con l'arca che sta per andare a Gerusalemme, Davide è in prima posizione e salta di gioia, è in pole position. Finalmente l'arca torna a Gerusalemme. Se noi pensiamo, fratelli e sorelle, a che pericolo noi siamo scampati, pensiamo soltanto a questo, al pericolo da condannati a morte a eredi della vita eterna. Soltanto se noi ci focalizziamo su questa promessa straordinaria, allora veramente possiamo realizzare una gioia incontenibile, perché non esiste sulla terra nessun dolore che possa essere equiparato, ad esempio, a questa promessa così straordinaria. Cosa c'è di più bello? E una volta che io sono salvato dal Signore, una volta che io appartengo per sempre a Lui, qualunque cosa qui mi possa capitare, io non sarò mai strappato dalla sua mano. Qualunque cosa mi possa capitare qui sulla terra, io so che sono con Lui. E ci potranno essere le spine e i triboli, è certo che ci sono. Il Signore Gesù ce l'ha detto, ma non esiste paragone con la gioia che io provo nel sapere che io appartengo a Lui per sempre. Che cosa sono, vero, 60, 70, 80 anni, 100 anni? Adesso quando si intervista un uomo o una donna che arriva, io ho sentito un'intervista di un uomo che aveva 110 anni, di una donna che aveva 115, 116 anni, uno dice: come hanno fatto ad arrivare a un periodo così? Ma pensiamo all'uomo più longevo, alla donna più longeva di questo mondo. E che cosa sono? Cos'è? Mettiamo anche 150 anni, confronto all'eternità, è qualcosa di infinitesimale, non viene neanche calcolato, confronto a un periodo che non avrà mai fine, mai, mai fine. Sapere che io sarò protagonista di quel tempo, se possiamo parlare di tempo, anche se non è proprio corretto, di quel periodo eterno,
di gioia, di allegrezza, in contemplazione e in servizio nei confronti del Signore. Ecco perché il salmista ci dice, e non deve valere soltanto per il culto di adorazione questo, presentatevi gioiosi a Lui. Ma è vero che qualcuno potrebbe dire, ma Andrea, ma non è che tutti gli uomini di Dio, le donne di Dio, si sono presentati sempre con il sorriso sulle labbra davanti al Signore? È vero. Se noi pensiamo ad esempio al profeta Geremia, o pensiamo a Micaia, o pensiamo ad altri personaggi, non è che c'era sempre il sorriso sulle labbra, tante volte c'erano le lacrime, non c'era il sorriso. Però la potenza della gioia che Dio dà è una gioia che traspare addirittura anche nel pianto, perché è qualcosa, è una realtà che il figliuolo di Dio realizza mano a mano che si avvicina sempre di più al Signore. È vero che Geremia è stato molte volte scoraggiato, ma se parliamo sempre di questo personaggio, vediamo che verso la fine del libro Geremia riprende forza, riprende coraggio nel momento in cui chiede l'aiuto del Signore. Allora, nel momento in cui chiede l'aiuto del Signore, il Signore gli dà iniezione di forza e di coraggio e Geremia si rialza. Sì, mi posso anche presentare scoraggiato davanti al Signore, ma ci penserà poi il Signore a darmi quelle iniezioni di forza e di coraggio per poter proseguire, vero, il cammino. Nel capitolo 20 del libro di Giobbe, che è il libro, come noi sappiamo, che parla proprio della sofferenza, dice: non lo sai tu che in ogni tempo, da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve e la gioia degli empi non dura che un istante? Guardate che riflessione viene fatta qui. Voglio andare a vedere chi è che fa questa riflessione, perché ho citato solo il passo ma non ho citato i versetti precedenti. Dovrebbe essere Elifaz, se la memoria non mi inganna, però sappiamo che di personaggi ce ne sono diversi nel libro di Giobbe. Allora, se qualcuno ci arriva prima di me, Giobbe capitolo 20, Zofar, è Zofar che dice queste parole: non lo sai tu che in ogni tempo, da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve e la gioia degli empi è di breve durata. È proprio vero. Vedete, qual era il motivo per cui Zofar diceva queste parole a Giobbe? Perché Giobbe diceva che il giusto soccombe, è stato ricordato anche qualche venerdì fa questo aspetto, che il giusto soccombe mentre invece i malvagi prosperano. Questa era la riflessione di Giobbe, questo è stato un po' il tarlo di tanti uomini di Dio, ad esempio Abacuc, anche Asaf: ma come mai, Signore, i malvagi prosperano mentre invece il giusto deve soccombere? Queste parole di Zofar sono parole ripiene di verità. Non lo sai tu, da che l'uomo è stato posto sulla terra, che il trionfo dei malvagi è breve e che la gioia degli empi è di breve durata. Perché è una gioia effimera, perché è una gioia che passa e va, perché non si può parlare di trionfo quando alla fine di tutto io sono condannato eternamente. Che trionfo è? Semplicemente perché ho ricevuto il plauso dell'uomo mentre ero sulla terra per 40, 50, 60, 80 anni di vita? E che trionfo è? Se poi alla fine devo essere giudicato da Dio, se poi alla fine devo essere condannato nello stagno di fuoco e di zolfo, ma che trionfo è? Non è un trionfo, è una sonora sconfitta. Questa è la differenza. Sì, ci possono essere degli empi che, ovvero persone che non conoscono Dio, che apparentemente sono gioiose. Apparentemente, fratelli e sorelle, è solo apparenza. Perché altrimenti dovremmo dire che la parola di Dio è bugiarda. Perché la gioia di Dio è la vera gioia, è quella che dona Lui. Non la gioia che io posso ricevere dalle situazioni che io vivo. La scrittura è molto chiara in questo. Ed ecco perché soltanto il figliuolo di Dio può obbedire a questo comando: siate sempre gioiosi. Ripeto, è un comando che si dà il Signore perché abbiamo la potenzialità per essere così.
Sempre Davide nel Salmo 4 dice: molti vanno dicendo, chi ci farà vedere la prosperità? O Signore, fai risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Applichiamo oggi, è come se Davide dicesse: tu mi hai messo in cuore più gioia di quelli che accumulano miliardi sul loro conto in banca. Perché allora la ricchezza derivava da che cosa? Dai beni della terra. Il grano, il mosto, l'olio, ad esempio, erano elementi di benedizione da parte di Dio nei confronti di un Israele ubbidiente. Se leggete il Deuteronomio, che cos'è che dice il Signore? Tu coltiverai vigne e ne mangerai frutti, tu coltiverai la terra e ne mangerai frutti. Ma quando il Signore invece doveva giudicare Israele, cosa diceva? Tu pianterai le vigne ma non mangerai niente. Tu coltiverai la terra, ma io ti manderò il carbonchio, la ruggine, e non raccoglierai nulla. Quindi nell'Antico Testamento abbiamo proprio questa equazione: benedizione materiale uguale a benedizione divina. C'erano anche le benedizioni spirituali, però, certamente. Però che cosa dice qui Davide? Ci sono coloro che ammassano, che ammassano, ricchezze su ricchezze, ma tu, Signore, mi hai messo in cuore più gioia della gioia che provano loro. Perché alla fine queste ricchezze rimangono qua, non si portano nel cielo. Un centesimo noi non lo possiamo portare nel cielo. Vi avevo già raccontato quell'aneddoto di quel miliardario che sul suo testamento aveva voluto, un miliardario non credente, aveva voluto dare una grande lezione a tutti coloro che avrebbero partecipato al suo funerale. Le sue mani, anche se è una scena un po' raccapricciante se si vuole, le sue mani dovevano rimanere fuori dalla bara, vuote. E lui l'aveva lasciato scritto sul suo testamento. Per quale motivo? Affinché tutti potessero sapere che tutti i suoi miliardi li lasciava qua. Lui è venuto sulla terra nudo, e nudo ha dovuto anche lasciare questa terra. Che tristezza, vero? Tutta la mia saggezza, la mia intelligenza, tutte le mie capacità in qualcosa che poi non posso godere. Proprio la follia dell'uomo. Invece Davide che cos'è che dice? Tu, Signore, mi hai messo in cuore più gioia di tutti quanti loro, perché è una gioia indipendente dalle situazioni, dalle circostanze. Nel Salmo 37, appunto, quelle parole che ricordavo nella preghiera: Signore, trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed egli agirà. E questo è qualcosa di molto molto importante. La gioia noi non la troviamo all'interno della famiglia, non la troviamo nei nostri figli, non la troviamo in nostro marito, non la troviamo in nostra moglie. Non sono loro la sorgente della gioia. La sorgente della gioia è e rimane sempre solo il Signore. Poi questa gioia che il Signore ci dà viene manifestata all'interno delle realtà familiari. È ovvio che un marito e una moglie trovano gioia insieme, ma è la gioia che il Signore dà. Io non ho il potere di dare gioia, non sono io la sorgente della gioia, così come non lo siete voi. La sorgente della gioia è il Signore, la sorgente della gioia è lo Spirito Santo. Ed ecco perché quando in Galati 5:22 ci viene parlato del frutto dello Spirito, si parla anche della gioia. Ma chi è che dà la gioia? La diamo noi? La nostra carne può dare gioia? Assolutamente no. È solo lo Spirito Santo che ha questo potere di donare la vera gioia nella nostra vita. E Davide dice sempre anche: riponi la tua sorte, cioè tutta la tua vita, il tuo destino, nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Sono premesse importanti che hanno a che fare con il nostro cammino spirituale. Noi non possiamo pretendere che Dio agisca come vogliamo noi se non riponiamo la nostra vita in Lui e se non confidiamo in Lui. Anche perché il suo modo di agire può essere molto diverso da come noi pensiamo. Tante volte il Signore mi ha stupito nel corso della mia vita. Io pensavo A e invece Lui ha fatto B. È giusto che sia così? È giusto che sia così.
perché sono i suoi pensieri quelli ad essere eccellenti, perfetti, non i miei, non i nostri. Quello che noi dobbiamo fare però è riporre la nostra fede, la nostra fiducia in Lui. Nel famoso salmo di ravvedimento di Davide, nel salmo 51, bellissimo qua, dice: non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito, rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Allora dobbiamo domandarci: siate sempre gioiosi, abbiamo detto che è un comando, ma la domanda è: quando posso perdere questa gioia? O riformulando la domanda, quando è che io non sono sempre gioioso? Qualcuno potrebbe dirmi: vabbè, noi possiamo non essere sempre gioiosi quando passiamo per situazioni difficili. No, io non sono sempre gioioso, me lo insegna Davide questo, nel momento in cui io mi allontano da Dio, e allora io perdo la gioia, io non ho più gioia, perché mi sto allontanando dalla sorgente della gioia. Che cos'è che dice Davide qua? Non dice: rendimi la salvezza. Davide era salvato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Fammi ritornare come ero prima di essermi allontanato da te. Fammi tornare come ero prima, quando ero gioioso, quando ero allegro, quando saltavo di gioia appena venivo davanti a te. Adesso come posso essere gioioso se sono lontano da te? Come posso? Questo è l'unico ostacolo alla gioia del Signore, come a qualunque altra manifestazione del frutto dello Spirito: il peccato. Nel momento in cui c'è il peccato, si interrompe il nostro rapporto di comunione con il Signore, e allora non ci può più essere questa costante, questa costanza nella gioia. Ma è possibile ripristinarla. Infatti Davide che cosa fa? Si ravvede, chiede perdono e torna al Signore. È in questo modo che io posso ripristinare nuovamente quella gioia che il Signore ci dà. Nel Salmo 92, molti salmi parlano su questo argomento, dice il salmista: poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, oh Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, oh Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. Qui si parla della gioia di Dio dettata dalle meraviglie del Signore, cioè da come Dio agisce nel creato. Quando noi, anche se è un creato, sappiamo corrotto dal peccato, figuriamoci com'era l'Eden, non ne abbiamo idea. Però quando noi vediamo comunque quelle meraviglie, quelle bellezze che provengono dal creato, noi tante volte le diamo per scontate. Qui il salmista le chiama le opere delle tue mani. Questo deve essere per noi motivo di gioia, perché basta che ci sia un disequilibrio nelle leggi fisiche e matematiche che regolano l'universo, leggi che ha stabilito Dio, perché la matematica non l'ha inventata l'uomo, la matematica l'ha inventata il Signore. Basta che ci sia un disequilibrio in questo e l'universo andrebbe a scatafascio. Noi tante cose le diamo per scontate, ma cosa dice l'autore della lettera agli Ebrei? Che tutto è sostenuto dalla potenza del Signore Gesù. Tutto è sostenuto da Lui. In Ebrei capitolo 1 noi leggiamo questo: la forza, la potenza del Signore Gesù che sostiene ogni cosa. Ma quando si parla di meraviglie possiamo parlare di, su tanti argomenti, dei miracoli che Dio fa nella nostra vita. Noi siamo attenti, stiamo attenti a quando Dio agisce, interviene nella nostra esistenza, nella nostra vita, e quando noi ce ne rendiamo conto, perché possiamo anche non rendercene conto sempre, ma quando ce ne rendiamo conto ringraziamo il Signore, siamo gioiosi, siamo contenti di questo, sapendo che Dio non ci lascia soli, ma Dio è lì pronto ad intervenire, pronto ad agire. Ma abbiamo anche letto che dobbiamo ricercare il suo volto, dobbiamo ricercare il suo aiuto, dobbiamo andare da Lui, non quando è troppo tardi, ma appena iniziano i problemi. Non pensiamo mai di farcela da soli. È una grande lezione che il Signore mi ha dato nel corso della mia breve esistenza.
e che devo continuare ad imparare. Andrea, tu non pensare di farcela da solo, perché non ce la fai. Dal piccolo al grande io sono chiamato ad andare da lui, esattamente come un bambino che ha bisogno dei genitori che lo sostengono. Noi siamo così, fratelli e sorelle, e dobbiamo essere così, uomini e donne mature in Cristo per quanto riguarda fedeltà, ma sulla dipendenza da Dio come dei bambini che devono essere sostenuti, che devono essere tenuti per mano, vero, dal Signore. Nel Salmo 119 leggiamo ancora: le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre, esse sono la gioia del mio cuore. La tua parola, dice il salmista. Non è un libro come un altro, vero? La parola del Signore, la Bibbia. E il salmista dice: le tue testimonianze sono la mia gioia. Vedete, non è a caso, questo l'ho visto in mio padre, ma l'ho visto anche in tanti fratelli e sorelle che hanno passato per diversi periodi in ospedale, io non ho mai visto la Bibbia mancare. Comodino e la Bibbia è lì. Perché? Per quale motivo? È un po' forma religioso? È un format religioso quello di andare in ospedale e avere la Bibbia lì? No, perché le tue testimonianze sono la mia gioia, perché la tua parola è la mia gioia. E allora mi trovo in un momento di sofferenza, può essere fisica, può essere morale, può essere spirituale, è lì la parola pronta per dare quell'apporto potente di gioia, quell'iniezione, come dicevo prima, di forza e di coraggio. La Bibbia è lì, la parola di Dio è sui nostri scaffali e non deve essere ripiena di polvere, deve essere sempre bella pulita, dimostrazione che questa parola viene letta, viene studiata, viene digerita e viene messa in pratica nella nostra vita. L'apostolo Pietro parla anche lui della gioia nella prima epistola, anzi leggiamolo questo brano perché è molto bello, non che gli altri non lo siano, attenzione. Prima Pietro capitolo 1 versetto 8 e 9. Prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetti 8 e 9, addirittura Pietro ci parla di una gioia ineffabile e gloriosa. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Anche qua l'apostolo Pietro, in linea a quello che dice Davide nel Salmo 37, qual è la sorgente della gioia ineffabile e gloriosa? Qual è il soggetto di tutto? Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Benché voi ora non lo vediate. Chi? Chi è il soggetto? È il Signore Gesù. Come si fa, fratelli e sorelle? Questa è una domanda, è un esempio che vi avevo già fatto. Come possiamo noi amare una persona che non abbiamo mai visto? È impossibile. Umanamente parlando è impossibile. Io non posso amare una persona che non ci ho mai scambiato una parola e che non ho mai visto con i miei occhi. Ma con il Signore Gesù è l'unica eccezione. Unitamente a Dio Padre, chiaramente, dove noi amiamo una persona che non abbiamo mai visto con i nostri occhi. Vero? Ecco perché l'apostolo Pietro dice: benché voi non l'abbiate visto, l'aveva visto Pietro, ma non i suoi destinatari, perché il Signore Gesù era già morto e risuscitato da tempo, benché voi ora non l'abbiate visto, voi però lo amate. Perché? Per quale motivo? Questo è un miracolo dello Spirito Santo. E non soltanto, benché voi ora non lo vediate, voi siete gioiosi lo stesso. Com'è possibile? Perché è lui la sorgente della gioia. Non è Pietro, non è Paolo, non è un fratello o una sorella fedeli che sono la sorgente della gioia, ma è sempre solo il Signore, sempre solo Lui. Ecco perché la parola di Dio ci orienta sempre sulla sua persona amata e gloriosa. Prima Tessalonicesi 2:19-20: qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Qui si sposta leggermente l'argomento, ma non di tanto. Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà?
sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Vedete, qui la gioia, senza che ci sia contraddizione all'interno della parola di Dio, l'Apostolo Paolo dice: voi siete la nostra gioia. Perché? Perché una volta che noi abbiamo dalla sorgente della gioia ricevuto gioia, automaticamente noi realizziamo all'interno dell'essere chiesa, all'interno della fratellanza, questa grande cosa, che i miei fratelli e le mie sorelle sono la mia gioia. Non che sono loro la mia sorgente, ma sono la mia gioia, perché manifesto quella che è la gioia che Dio mi dà e la dimostriamo reciprocamente. Voi siete la mia gioia e io devo essere la vostra gioia. Perché non dimentichiamocelo, che passeremo l'eternità insieme. Non è che saremo a distanza anni luce, passeremo l'eternità insieme. Non soltanto noi, ma tutti coloro che hanno posto la loro fede nel Signore in tutti i secoli, in tutte le ere dove l'uomo è stato posto sulla terra. Qualcosa di straordinario veramente. E questo lo vediamo in Apocalisse 21-22, quando ci viene parlato della Gerusalemme che scende dal cielo. Filippesi capitolo 2, versetti 1 e 2, dice ancora Paolo: se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto dell'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo parlare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Vedete, quando prima si diceva, vero, che la gioia può essere ostacolata dal peccato, purtroppo dobbiamo dire che anche la mancanza di comunione è un peccato. Cioè, quando non si realizzano questi fondamenti, io li chiamo i fondamenti della comunione, dove vedete che abbiamo un medesimo. Non si parla di carattere qua. Non è che io sono in comunione con chi è affine a me caratterialmente, non c'entra niente. La comunione fraterna è una realtà spirituale basata su fondamenta spirituali, non su fondamenta umane. Allora, qui l'Apostolo Paolo parla di un medesimo pensare, un medesimo amore, un animo solo, un unico sentimento. Sono i quattro fondamenti della comunione fraterna. In altre parole, se io ho un medesimo pensare, un medesimo amore, un animo medesimo e un unico sentimento con un credente che è in America e che io non ho mai visto, io ho comunione con quel credente. E non ho mai visto, non ci sono mai stato insieme, ma ho comunione, c'è comunione, perché si realizzano questi quattro fondamenti. Tutto quello che noi possiamo vivere, agapi, mica agapi, stare insieme, via dicendo, sono conseguenze di una realtà che sta a monte, che è la comunione fraterna, ma non è basata su quelle cose. Quelle sono conseguenze, ma le realtà si realizzano quando si verificano questi quattro aspetti importanti. E non sempre si realizzano, perché non sempre si cammina di un medesimo pensare, di un medesimo amore, di un animo solo e di un unico sentimento. Lo sapeva molto bene Paolo. Sapete perché Paolo dice: rendete perfetta la mia gioia realizzando la comunione fraterna? Perché quando voi andate nel capitolo 4, voi che cos'è che leggete? Di quali donne si parla? Evodia e Sintiche. Avete mai sentito parlare di queste due donne? Queste due donne furono due donne fedeli, collaboratrici di Paolo, ma litigavano costantemente. Questo fu uno dei motivi per cui Paolo scrisse l'epistola ai Filippesi. Guardate che cosa dice nel capitolo 4 di questa epistola. Capitolo 4, versetto 2: esorto Evodia o Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Questo vuol dire che tra queste due donne non c'era un medesimo pensare, non c'era un medesimo animo, non c'era un medesimo sentimento. E questo provocava dolore in Paolo. Ecco come la nostra gioia, da che cosa può essere anche ostacolata, quando non si realizza la comunione tra i fratelli e tra le sorelle, perché questo disonore il Signore.
tutto quello che disonora il Signore non può recare la nostra gioia, ma recare il nostro dolore. E questo ce lo insegna chiaramente l'Apostolo Paolo. Guardiamo quando, vero, basta leggere la prima epistola ai Corinzi per rendersi conto di come questa chiesa divisa, questa chiesa che era divisa in club, provocava il dolore e il pianto dell'Apostolo. Vado verso la conclusione iniziando soltanto il secondo imperativo, e di questo ne abbiamo anche parlato quando abbiamo parlato della preghiera come argomento, cioè non cessate mai di pregare. Anche qui abbiamo qualcosa di costante, di duraturo, che l'Apostolo Paolo evidenzia, un atteggiamento costante. Dovunque, come se Paolo mi dicesse, dovunque tu ti trovi, non cessare mai di pregare. Non cessare mai di essere in contatto con il Dio creatore dei cieli e della terra, che è anche tuo Padre. Non cessare mai in questo atteggiamento, perché questo regolerà la nostra vita spirituale. In Romani 8, 26 e 27 è scritto: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Lo Spirito Santo entra in azione ogni qualvolta noi ci mettiamo in preghiera davanti a Dio. L'Apostolo Paolo mi dice e ci dice che noi non sappiamo pregare come si conviene. Pensate, noi esseri finiti, limitati, umani, che colloquiamo con l'essere supremo, il Dio creatore dei cieli e della terra. Noi non sappiamo pregare come si conviene. Ma il Signore ci ha donato il suo Santo Spirito in modo tale che lo Spirito Santo entri in azione, intercede per noi, e allora noi, Lui ci rende adatti a pregare il Signore, e ci rende anche adatti a chiedere a Dio secondo la sua volontà. È straordinario questo. Guardate quanto aiuto, quanto apporto lo Spirito Santo dona alla nostra vita. Purtroppo poche volte si parla dello Spirito Santo, eppure è fondamentale per la nostra, per il nostro cammino spirituale qui su questa terra. E colui che esamina i cuori, che è sempre lo Spirito Santo, dice Paolo, sa quale sia il desiderio dello Spirito. In altre parole, lo Spirito Santo sa perfettamente cosa vuole Dio da noi, e quindi lo Spirito Santo ci aiuterà a pregare il Signore secondo quello che è il suo volere e la sua volontà. Lo stesso comando, non cessate mai di pregare, lo abbiamo in Colossesi 1, 9, 10. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Quanto è bello quando, se noi ricevessimo una lettera e che ci viene detto: io non cesso mai di pregare per te. È bellissimo. Cioè, io so che c'è un fratello, una sorella che sono magari distanti tantissimi chilometri, che ne so, un fratello che abita in Sicilia, che mi manda una lettera, o che manda una lettera alla chiesa e dice: io non cesso mai di pregare per voi. Bellissimo. Questa è la bellezza della comunione fraterna. E l'Apostolo Paolo, possiamo crederci che lui non cessava mai di pregare per le chiese. Perché non è che diceva soltanto: io ti prego per la chiesa di Tessalonica, che è a Colosse, in Galazia, a Roma e via dicendo, ma citava per nome i credenti. Le sue preghiere erano dettagliate, e quando si prega dettagliatamente per ogni credente ci spendono ore, ore e ore di preghiera. Non è una preghiera che dura 10 minuti, ma ore e ore di preghiera. Io non cesso mai di pregare per voi, diceva l'Apostolo Paolo. Ebbene, questo deve essere
anche il nostro desiderio. Ma qual è la richiesta primaria che l'apostolo Paolo rivolge? Dice: perché camminiate in modo degno del Signore. Tante volte ho sottolineato questo aspetto, pochissime volte si trova: io ti prego perché quel fratello stia bene fisicamente. Certo, è un soggetto di preghiera validissimo, ma nelle epistole noi leggiamo come richiesta primaria che le chiese camminino in modo fedele. Questa deve essere anche la nostra richiesta primaria, che noi possiamo camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa e per portare frutto in ogni opera buona. È questa la nostra richiesta primaria? Preghiamo, non cessiamo mai di pregare il Signore affinché noi principalmente che preghiamo e poi tutte le chiese che sono sparse sulla terra possono camminare fedelmente per piacere a Dio. Quando noi preghiamo così, fratelli e sorelle, è certo una cosa: non sbaglieremo mai. Non sbaglieremo mai, perché il Signore vuole che i Suoi figli camminino per portare quel frutto che è alla Sua gloria. Allora, fratelli e sorelle, qui concludo, ma credo che questi 7-8 imperativi che abbiamo devono veramente far parte del nostro essere Chiesa. Siate sempre gioiosi. Non deve mai mancare. E se manca questa gioia, vuol dire che c'è qualcosa, come abbiamo visto, che ostacola questa gioia che deve essere manifestata. E poi proseguiremo ancora su questo secondo aspetto: non cessate mai di pregare. L'abbiamo visto parlando della preghiera. Se manca la preghiera nella nostra vita, noi vivremo da sconfitti. Siamo salvati eternamente, sì, ma vivremo non come dei vincitori, vivremo come degli sconfitti, perché senza la preghiera non abbiamo armi e non abbiamo difese. Che veramente la nostra vita possa essere una vita fondata su questo imperativo anche.